Carissimi, il 4 maggio celebriamo la festa di San Floriano. San Floriano, compatrono della nostra diocesi di Iesi. È una festa che ha visto sempre tanto movimento. La società civile svolge tante attività. I ragazzi sono chiamati a girare per le vie con il suono delle campanelle. Ecco, quest'anno niente di tutto questo. Ma questo non lo vogliamo vivere con tristezza, anche se in maniera più blanda viviamo questa festa di San Floriano, lo facciamo con tanta speranza, anzi, siamo qui proprio per incoraggiarci alla speranza. D'altra parte, i momenti difficili nella Chiesa sono stati vissuti in tante occasioni e sempre ne siamo usciti con la grazia di Dio e con la buona volontà degli uomini. Anche in questa occasione sarà così. E se siamo qui in preghiera davanti a San Floriano è per chiedere il suo aiuto, la sua intercessione. E noi sappiamo che anche per San Floriano la vita non è stata facile. Del resto è morto martire. Ha dovuto scegliere, ha dovuto stabilire da che parte stava, ha dovuto vivere una fedeltà. Floriano è morto nel 304 d.C. Lui era soldato, credente, e un po' se l'è cercata la sua morte. Perché? Perché siamo al tempo di Diocleziano. Ormai un quinto dell'impero era cristiano e quindi non si potevano più ammazzare tutti i cristiani. Per cui l'editto di Diocleziano diceva così, che uno poteva vivere personalmente, individualmente, la propria fede, ma non doveva fare niente di pubblico. Esattamente il contrario di quello che pensa un cristiano. Pensiamo ai martiri di Abitene che si sono lasciati uccidere proprio perché loro non potevano vivere senza Eucaristia, senza ritrovarsi per celebrare l'Eucaristia. E siamo in questo stesso periodo. Ebbene, Floriano, saputo che alcuni cristiani erano stati imprigionati, pensò bene di andare a soccorrerli, ad aiutarli, e quindi si manifestò come cristiano, invitato a rinnegare la propria fede, perché poi c'era anche questa possibilità, scoperti come cristiani, oppure commesso un errore perché si era resa pubblica la propria fede, si poteva anche ritrattare, quindi si poteva aver salva la vita. E Floriano invece scelse di morire. Gli fu legata una pietra al collo e fu gettato nelle acque gelide del fiume. E così morì. Ecco, cosa ci dice tutto questo? La storia di Floriano ci parla di fedeltà, ci parla di scelta, ci parla di coraggio, ci parla di adesione piena a Cristo, che comporta poi un vivere di conseguenza. Perché un cristiano deve necessariamente manifestare la sua fede? Deve manifestare quello che lui vive? Beh, innanzitutto perché la fede non è un fatto intimistico, non è un fatto privato. La fede per noi cristiani va espressa in qualche maniera, perché nella fede si trova la vita. Nella fede troviamo il motivo di vita, la risorsa per vivere. Ognuno ha le sue scelte di vita, stabilisce cosa è importante nella propria vita, stabilisce ciò che lo sostiene, cerca ciò che gli dà gioia. La fede è fonte di gioia. Ed ecco allora che c'è necessità di vivere la propria fede secondo, per noi, i criteri del Vangelo, l'accoglienza della parola e l'Eucaristia in modo particolare. In secondo luogo, chi vive la propria fede sente la necessità di comunicarla, di dirla e anche di costruire attorno a sé un ambiente consono a questa fede. Del resto questo è quello che fanno tutti. Ognuno di noi poggia la sua vita su dei valori, su delle scelte, ha un modo di impostare la vita, la società, le relazioni con gli altri, e quindi ognuno di noi si trova ed esige di poter dire la sua, proprio perché
è importante che la società venga costruita con l'apporto di tutti. E proprio quella laicità dello Stato deve far sì che la fede non venga messa a tacere, esattamente il contrario, proprio perché è una parola accanto a tante altre parole. Ma per noi credenti c'è un ulteriore motivo. Il motivo è quello del dono. Chi ha incontrato il Signore Gesù non può tacere. Chi ha incontrato il Signore Gesù è chiamato a fare un dono. Chi ha incontrato il Signore Gesù sente l'esigenza di far sì che ad altri arrivi questo dono. Perché è la cosa più bella che noi abbiamo conosciuto, l'esperienza più bella che abbiamo fatto. E quando uno scopre una risposta alle domande più grandi della vita, scopre una risorsa per poter vivere intensamente la propria vita, non può che sentire il bisogno di donarla anche ad altri. È quello che noi chiamiamo la testimonianza. Ecco, in tutto questo quindi San Floriano ci è stato di aiuto, ci ha aiutato a capire, ci ha aiutato a capire il perché di una testimonianza, ci ha aiutato a capire il perché si fanno certe scelte, anche impegnative, nel caso suo scelte impegnative fino alla morte, come il Maestro, proprio perché sono scelte di vita. E allora carissimi, io auguro a tutti tanta serenità. Questa festa di San Floriano rimetta in moto la speranza nella nostra città di Jesi, rimette in moto la serenità di chi sa che il Signore cammina con noi. Ci ricordi che avere fede significa avere indubbiamente una marcia in più. E allora a tutti auguro una buona festa di San Floriano, anche se vissuta nel silenzio della propria casa.